Oggi facciamo il cannolo fritto, cannolo graffa chiamato anche in Sicilia cartoccio siciliano o in altre regioni d'Italia ha un altro nomignolo. Sentite il cannolo sound. Guardate che spettacolo all'interno, bello ripieno di crema e gocce di cioccolato. Benvenuti nel mio angolo di pasticceria. Oggi prepariamo i cannoli graffa ripieni di crema, un dolce anche tipico siciliano, chiamato anche cartoccio siciliano, è famoso in tutta Italia perché ha una bontà unica. Io l'impasto lo faccio a mano semplicemente in un recipiente, si può fare sia con planetaria che con uno sbattitore elettrico a mano. Inseriamo all'interno il mix di farine. Quindi inseriamo all'interno di un recipiente o in planetaria le farine, il sale e lo zucchero, è un impasto abbastanza semplice, il burro o la margarina e un uovo intero. Vi ricordo che la ricetta è per 10 cartocci o cannoli, quindi inseriamo la buccia grattugiata di limone e arancia, un po' di vaniglia, lievito fresco all'interno del latte e mescoliamo il tutto. Mescoliamo affinché diventa un unico impasto. Poi vediamo che man mano che stiamo impastando lo passiamo sul tavolo. Quando penso a questi cannoli graffa, mi viene in mente sempre quando andavo in villeggiatura in Calabria, a Tortora Marina. Mio padre si svegliava mattino presto per andare a fare footing, l'ha fatto fino a pochi anni fa, era stata sempre una sua passione fare il footing, l'ha trasferita anche a noi. E alla mattina prendeva a una pasticceria che stava a Tortora Marina, vicino Praia a Mare, a prendere questi cartocci, questi cannoli graffa, e portava questo pacchetto. E noi la mattina ci svegliavamo con questi bei cannoli, le graffe, i cornetti e tutto quanto. Bellissimo, ricordo veramente bellissimo. Adesso passiamo l'impasto sul tavolo e andiamo a impastare per un tempo indeterminato finché l'impasto non diventa ben liscio e omogeneo. Più o meno ci vorranno un 10 minuti, 10-15 minuti di impasto continuo, affinché l'impasto in questo modo diventa sempre più raffinato. Se l'impasto vi risulta troppo appiccicoso, lo fate riposare 4-5 minuti all'aria e poi lo riprendete. Diamo un'ultima pirlata arrotolando l'impasto ben bene. Quindi l'impasto dopo circa 15 minuti, 20 minuti è pronto. Mettiamo in un recipiente con farina sotto. Mettiamo in un recipiente e copriamo con pellicola. Adesso facciamo triplicare il suo volume a una temperatura tra i 20 e i 25 gradi, temperatura ambiente ovviamente in estate va benissimo. In inverno mettiamo in un forno con luce accesa e lasciamo lievitare. Vediamo che dopo circa 2-3 ore l'impasto è triplicato. Quindi l'impasto è triplicato il suo volume, mettiamo sul tavolo. Quindi con l'aiuto di mattarello e farina stendiamo l'impasto fin quando non arriveremo a uno spessore di massimo 3-4 mm. Il rettangolo, diciamo, è molto indicativo. Comunque, quando andiamo a tagliare le strisce, noi le possiamo allungare con le mani. Questo è il rettangolo. Quello che ci serviranno ovviamente sono gli stampi, questi a cilindro o anche questo da cannolo siciliano potrebbe andare bene. L'ideale è questo a cilindro che trovate nei negozi di articoli e pasticceria o anche sui siti internet, li trovate tranquilli. Disteso l'impasto allo spessore più o meno di 3 mm, non di più che sennò vengono troppo spessi, con l'aiuto di un tagliapizza o tagliapasta, creiamo delle strisce e le rotoliamo attorno agli stampi. Come un cannolo più o meno, cannolo a sfoglia, uguale. Quindi le strisce potranno essere anche un po' più spesse, comunque vanno tirate con le mani per riempire il totale, diciamo, stampo. Regolatevi che con questa ricetta usciranno 10 cannoli. Se usciranno 10 cannoli, la misura è ideale. Se escono di meno, dovete allungare un po' in più l'impasto. Ecco, io tutto indaffarato che sto arrotolando l'impasto vicino al cannolo. Mettiamo i cannoli in un piatto infarinato. Mettiamo abbondante farina così si potranno togliere tranquillamente dal Adesso piatto. facciamo lievitare i cannoli per circa un'oretta. Devono puntare, non lievitare esageratamente perché lieviteranno anche in frittura. Vediamo che gli stampi hanno 2 cm per lato Nel liberi. frattempo lievitano i cannoli, iniziamo a preparare l'olio, mettiamolo alla temperatura più o meno di 165 gradi. Quindi prepariamo anche lo zucchero e un recipiente per colare poi i cannoli su un foglio di carta assorbente. Ecco, prepariamo l'olio abbondante, i cannoli sono pronti. Quindi tutto pronto, caliamo all'interno i cannoli.
Quindi mettiamo all'interno dell'olio a 160 gradi, non troppo bollente, e giriamo di tanto in tanto. Vedete che è un po' difficoltoso a mantenerli, purtroppo si girano e sarà sempre il difetto di questi cannoli. Eccolo, si vanno a sformare tranquillamente dopo il raffreddamento di circa 2 minuti, non di più. Quando saranno ancora tiepidi si attaccherà bene lo zucchero, altrimenti se lo fate troppo freddi lo zucchero non ti attaccherà più e andrete sicuramente in difficoltà. Andiamo a riempire con crema, pasticcera e ricotta, le facciamo proprio alla siciliana. Possiamo fare anche solo crema pasticcera o crema anche diplomatica. Vi ricordo che per fare la crema pasticcera usata in questo video vi lascio il link in descrizione. Quindi prendiamo la crema pasticcera, vedete questa bella sostenuta, inseriamo all'interno la ricotta o la panna in sostituzione della ricotta e le gocce di cioccolato a sentimento, più o meno 20-30 grammi ce ne vorranno, mettiamo in un sacco a poche e riempiamo. Guardate questo spettacolo, all'interno bello pieno, riempiamo tutti i cannoli con la crema che abbiamo ricavato, più o meno ce la facciamo a fare tutti e 10 cannoli. Partiamo bene dall'interno e poi fino all'esterno riempiendo il totale. Mettiamo un po' di zucchero a velo a piacere, guardate che spettacolo ragazzi, veramente c'è un profumo in casa incredibile, tra odore di frittura, odore di aromi che sono saliti grazie al calore vicino allo zucchero, guardate che spettacolo, al taglio fuoriesce crema da tutte le parti. Io vado ad assaggiare.